Di nuovo buonasera del gruppo di artisti alpini. Il primo artista è Gianluca Avella, che dal cognome sembrerebbe essere avellinese, ma in realtà è di Salerno, nato a Salerno e vive ad Avellino, classe 1992. Come vediamo, i suoi studi fatti al liceo artistico De Luca di Avellino, nella conservazione dei beni culturali. Poi partecipazione all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, nella sezione di grafica d'arte. Nel 2009 si è ottenuto uno stage di formazione presso l'azienda Prisma Conservazione e Restauro dei Carletti Orsola Angela. Ultime partecipazioni, 2012, un workshop di calcografia intitolato Paesaggio Contemporaneo, Naturale ed Urbano, avvenuto grazie alla partecipazione dell'artista veneziano Lido Ceschin. Presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, questi sono la mail e il numero di cellulare. Passiamo ad Antonio Matarazzo, che è nato ad Avellino il 2 novembre dell'88, nel 2007 si diploma presso appunto il liceo artistico di Avellino, un anno fa, nel 2014, consegue il diploma accademico di secondo livello in grafica d'arte presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, dove ha approfondito le tecniche dell'incisione frequentando il corso della professoressa Mitrano. Da allora si è dedicato quasi esclusivamente alla ricerca grafica, privilegiando tecniche calcografiche, partecipando ad mostre ed eventi. La sua è una continua ricerca della contemporaneità in un'opera d'arte attraverso le radici della tradizione. Questo è il suo numero di cellulare e anche la relativa mail. E queste sono le sue. Ovviamente non ha presentazioni Generoso Vella, classe 1986, anche lui diplomato all'Istituto d'Arte De Luca di Avellino, grandi esperienze tra il 2001 e il 2003, è stato anche presente a Firenze, e poi nel 2006 tra i soci fondatori dell'Art Europa di Avellino e così via. Intanto vediamo alcuni dei suoi quadri. Concludiamo con Andrea Matarazzo, che è diplomato in primo livello in grafica d'arte per illustrazione, iscritto all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, dove attualmente frequenta il biennio di grafica d'arte. Queste sono tutte le varie notizie che potete trovare su di lui. Vi lasciamo anche la mail e il numero di cellulare. E queste sono un po' le sue tecniche un po' diverse, come quelle di Vella, dagli altri artisti che abbiamo visto poc'anzi, bianco e nero misto a varie figure. Ricordiamo che Andrea Matarazzo è stato presente anche a Bagnoli e Pino per una mostra della Pacca di Fuoco di Maria Rachele Branca a casa di. E questo è un bel sorriso col quale concludiamo questa mostra Museum Factory al Carcere Borgonico di Avellino. Vi ringraziamo per averci seguito e magari che questo sorriso possa portare speranza e nuova linfa all'arte e alla cultura nella nostra città e in provincia di Avellino. Buonasera al gruppo di artisti.